siamo stanchi. Oggi la faccio. Il nuovo segretario della Lega è Roberto Maroni. Cosa fondamentale è stata detta prima, che dopo il congresso, ci sono state per carità come è giusto, sia prima del congresso che durante il congresso c'è stato il confronto, c'è stato il dibattito, quello che è normale che ci sia in una fase congressuale, magari in un momento non facile per la nostra Lega Veneta, Lega Nord, però un minuto dopo si deve lavorare assieme per la Lega, per il popolo veneto. Tu non puoi dopo sei mesi consegnare un partito che è lacerato. C'è una piccola scarriazione diventata una lacerazione con la gangrena. Buonasera, ben ritrovati nella copertina Chiari e Scuri della Lega 2.0. Intanto domenica prossima torna Pontida nel grande pratone di Pontida che è stato teatro di giuramenti, polemiche e sfide. E forse sarà una Pontida più difficile, più complessa delle precedenti e sarà la prima Pontida dell'era Maroni e dell'era Tosi. Di questo parliamo questa sera con il governatore del Veneto, Luca Zaia, che domenica buonasera. Prossima sarà a Pontida. Buonasera, buonasera governatore, benvenuto. Ecco, però prima di entrare in questi temi, no, tutti interni al partito, volevo così un attimo con lei analizzare con la situazione nazionale per vedere quello che sta succedendo a Roma. Lei tra l'altro è un ex ministro. In ore proprio i saggi, 10 saggi sono entrati al Quirinale, ha fiducia? Guardi, più che fiducia direi che ho speranza, è la speranza che vogliono avere tutti i cittadini. Noi abbiamo bisogno di un governo, penso che sia giunta l'ora di pensare al bene comune. La regione del Veneto, il suo governatore, i quasi 5 milioni di veneti hanno bisogno di un governo e questo è quello che mi sento di dire. E potremmo anche non inventare formule nuove, ma mutuare quello che già si è fatto in giro per l'Europa. Merkel governa in virtù di un accordo che ha dato vita a un governissimo, no? Coinvolgendo forze che storicamente non sono alleate tra loro. Così è accaduto non solo in Germania, ma anche in Olanda. E non si capisce per quale motivo in Italia stiamo assistendo a uno spettacolo che ci dà la paralisi. Siamo di fronte a una paralisi dove chi ha avuto voti non è in grado di formare il governo, dove chi ne ha avuti altrettanti, mi riferisco a Grillo, si rifiuta di andare a governare e dove chi all'opposizione dice guardate, noi non abbiamo vinto le elezioni, però crediamo che ci voglia un governo. Ecco Zaia, da quello che dice mi sembra che la sua posizione sia un po' diversa rispetto a quella del PDL, anche del segretario nazionale Alfano, che non vedono tanto di buon occhio i saggi e dicono bisogna fare presto, insomma i facilitatori non sarebbero la risoluzione del problema. Guardi, io personalmente penso che in questo momento noi cittadini, tutti noi cittadini vogliamo che ci sia un governo che adotti quelle misure necessarie per uscire dalla crisi. Siamo contrari, e lo sono fino in fondo, a un governo di natura tecnica, abbiamo visto i risultati, tu non puoi mandare a governare chi comunque non conosce i problemi della gente e soprattutto chi vive di teorie da una vita e cerca di applicarle nella parte pensionistica della sua vita, no? Nell'età della pensione dice adesso applico le teorie sulle quali ho studiato tutta la vita. Quindi non un governo tecnico, sì un governo politico. Io spero che si trovi un'intesa e questo paese abbia un governo. Guardi, noi veneti siamo veramente imbarazzati, anche perché se non avessimo un interlocutore su Roma, qui da noi la situazione degenera. Cioè noi non siamo Roma o qualche altra comunità che vive di chiacchiere, di scartoffie, di palazzi fatti per le scartoffie. Qui da noi abbiamo 600.000 partite IVA e un corrispondente di milioni di occupati che vivono di lavoro vero. E a questi bisogna dare una risposta. Noi cerchiamo come regione quotidianamente di sostituirci, però abbiamo bisogno di leggi, di sburocratizzazione, di promozione vera dell'economia. Abbiamo bisogno, ad esempio, che gli operai non vedano più
la metà o meno della metà della loro busta paga in tasca loro e il resto mandato a Roma. Anche questa è una vera sfida. Un datore di lavoro per un lavoratore che guadagna 1200 euro paga 3000 euro. Queste sono risorse che vengono date, valore, è veramente valore della produzione che viene dato a Roma e non al lavoratore. Senta Zaia, in questa situazione possiamo dire, anzi dobbiamo dire che il governo Monti ha una seconda vita. Guardi, questa è un nemivita come si studia in chimica, no? Cioè, sta già dimezzando la sua vita giorno dopo giorno, ogni giorno dimezza il giorno successivo. E dico che è un'inutile agonia. Io spero, e Monti è lo specchio di quello che sta accadendo. Io spero che si faccia una scelta di campo e si arrivi ad avere un governo. Ecco, ma lei è per un governissimo, quindi, con tutti dentro? Io sono perché si possa trovare una soluzione. Io non le so dire quale sia lo stato del cerimoniale di Corte di Roma, perché ormai ci dobbiamo abituare a questo. So che noi dobbiamo avere un governo. E ci sono dei punti sui quali sicuramente tutti possiamo avere delle idee che sono comuni a diversi schieramenti politici, e direi che è minimo trovare un'intesa e governare, perché comunque non possiamo restare senza. Ma Bersani secondo lei ha un'altra chance? Guarda, io ho incontrato Bersani, l'ho incontrato come presidente di regione, abbiamo fatto la famosa audizione, no? La consultazione, chiamatela come volete. Ho l'impressione che lui sia assolutamente convinto di non avere i numeri, e quello glielo dice già la calcolatrice. E trova un'opposizione in quella parte di elettorato che in teoria e naturalmente non dovrebbe essere la sua opposizione. Cioè, la grande mole di voti che hanno dato a Grillo, molti degli elettori di Grillo oggi vorrebbero un'intesa con Bersani. Ben venga se c'è, no? Almeno avremo un governo. La verità è che Grillo, che ha avuto un mandato chiaro, quasi un cittadino su cinque, giù di lì, lo ha votato, oggi dice il resto alla finestra. Ed è esattamente il quadro che le avevo preannunciato nell'intervista che mi ha fatto prima delle elezioni, ho detto vedrà. E io spero che Grillo prenda tanti voti, perché così diventerà determinante e vedremo se andrà a governare. Ad esempio, ma veramente sommessamente dico, mi chiedo, se tu vuoi dimezzare i parlamentari, dare stipendi da 2500 euro al mese, dare l'assegno di cittadinanza e altre robe, mettile su un foglio bianco, nero su bianco, le metti tutte in fila e dici, ste robe qua se me le fate entro 6 mesi, io sosterrò qualsiasi governo. Però vedo che questo non si fa. Senta, e di quel ipotetico e necessario governo che insomma lei ha in mente, ecco, chi potrebbe essere il timoniere? Ma guardi, non ne ho la più pallida idea, perché leggere e interpretare le volontà di quello che accade a Roma, nei palazzi romani, è difficile. E ricordo a tutti che l'incarico poi lo dà il Presidente della Repubblica. E fra l'altro le Camere oggi non si possono sciogliere, per cui c'è questa operazione dei saggi. Avremo l'elezione del nuovo presidente, io andrò a votare il nuovo presidente, glielo annuncio, sarò tra quelli che andranno a fare le votazioni e quindi eleggere il nuovo presidente. Ha già in mente un nome? No, guardi, cioè io penso che non sarebbe neanche il Parlamento in questo momento un nome in mente. Io spero che anche lì non si trascini una situazione che dura settimane o giù di lì, perché anche lì daremo una pessima immagine a livello internazionale. Prodi potrebbe essere un presidente della Repubblica? Ma guardi, io non lo voterei mai se le interessa la mia opinione. Per cui se qualcuno lo propone il mio voto non ce l'avrebbe mai. E la Bonino? Non la voterei comunque. Però prima bisogna candidarli, prima di dire se si votano. Senta, tornando ai saggi, ecco, velocemente prima di andare in pubblicità, all'interno di questa commissione, no, per quanto riguarda la parte economica, c'è anche il vostro Giorgetti, ecco, ha avuto modo di parlare, di sentirlo, su che cosa insomma deve spingere? Beh, guardi, Giorgetti è un grande esperto di finanza, oltre ad essere un professionista del settore, ricordiamolo perché qua sono tutti dipinti come dei ciarlatani che non sanno neanche di essere al mondo, Giorgetti è un professionista del settore, se non ricordo male è anche laureato alla Bocconi, è commercialista, si è sempre occupato di queste cose e in Parlamento si occupa di queste cose. È lì non in rappresentanza della Lega, ma lì quale nella sua carica di Presidente della Commissione Speciale. Perché non essendoci le commissioni, le uniche due commissioni speciali sono quelle alla Camera e al Senato per convertire i decreti, quindi che si occupano direttamente di finanze. Quindi lui è lì, porterà le istanze comunque del Nord, porterà le istanze dei nostri territori. Lui è un uomo lombardo di Varese, per cui sa e conosce benissimo i problemi del territorio. Ecco, oggi sul Corriere della Sera c'era una mappa di quelle che sono le priorità per le commissioni dei saggi. Dovremmo anche vedere, per quanto riguarda l'economia, ecco, ci sono 5 priorità: lavoro, crescita, debiti della pubblica amministrazione, riforma del welfare e austerity. Lei da dove comincerebbe?
Ma guardi, io penso che siano tutte collegate a un fatto solo, che deve ripartire l'economia. E glielo dico da Veneto, da governatore del Veneto, anche oggi io questa mattina ho ricevuto cittadini veneti e l'esordio è sempre quello, non pagano i conti, non c'è più nulla da fare, andiamo all'estero e penso che queste partite le si affronti veramente pensando che le leggi e i regolamenti a livello nazionale non li debbono scrivere quelli che non hanno mai lavorato. Me lo lasci dire, non li debbono scrivere quelli che non hanno mai lavorato e non conoscono le realtà produttive. Quindi meno scritture all'interno di Palazzi Romani e più personaggi del territorio. Per questo mi inquietano un po' le commissioni, no? Perché dei nostri territori lì ce ne sono pochi. E allora dico che il rilancio dell'economia passa attraverso il rivedere ad esempio la pressione fiscale. Noi siamo ormai al 68%, da qui, da dove lei sta trasmettendo la sua trasmissione, alla Carinzia c'è un'ora e mezza di strada, lì si paga il 25%. E ti mettono pure i tappeti rossi. E ti mettono i tappeti rossi. Glielo dico anche dal Presidente dell'Euroregione. C'è una necessità di puntare alla sburocratizzazione. Le aziende non hanno più credito presso le banche, altro grosso problema. Sono tutte partite che dobbiamo affrontare, però non sono nelle nostre corde. Cioè noi come Regione possiamo sicuramente curare l'ammalato, curare la ferita, ma sappiamo che ci vuole disinfettante forte, ci vogliono i punti, ci vuole anche sala operatoria, cose che non competono a noi. Se avessimo noi le competenze, guardi, noi lasciamo ogni anno 18 miliardi di tasse a Roma e questi se li spendono in mille rivoli per sprechi. Se ci lasciassero competenze e tasse, noi sapremmo come fare. Mi fermo per un paio di minuti, poi torniamo.